il mitico Pierre. No. Ti influenza quest'anno? T'ha dimesso? Ancora non vado, però. Però un po' meglio, un po' meglio 60% del riscaldato fisiche. Pure fa caldo, insomma, è tre giorni che piove, vabbè, però è la settimana che piove a Macerata. Allora, vabbè, eccoci qua, nuova puntata della dura vita del postino. Allora, oggi volevamo parlare del maltempo. Inizialmente l'idea era questa, però c'è stato un fatto stamattina increscioso e un collega è stato morso da un cane e quindi abbiamo colto nella disgrazia del collega, per lui mi spiace, ma... anche Sludono, insomma, in bocca uscita, è dimesso perché questa cosa c'ha proprio, no? Quando succede, sì, capita, però io sai, tra cane e postino, non lega. Noi altri invece ci è cambiato un proverbio, noi altri abbaia e morte, morte. Non c'ho problemi, secondo tu non c'hai problemi, sei la zona tua e tutti buoni, no, anzi, no. Posso dire che è una fortuna, sì, cioè? Perché... soprattutto in campagna, magari con tanti non c'ha le cassette, che viene lì e me la piglia la porta. Sì, ma io l'ho imparato tu, Adesso qualcuno mi imparato io, perché a parte che per fare chiani che sta su quella zona. Però no, lui mi va usi, perché sennò io la sporco a tutta. No, anche i ristoranti, anche i cani morossoli, quelli di box, che non c'ha proprio. No, si asciuga la bocca prima. Pierluigi. Adesso. Io non lo so. Adesso non mi dirai che ti firma pure le raccomandate, perché ti certi ce. No, esempio, che ne so, quando stai raccomandata, magari, che ne so, nonne. Fa la X. Quando... No, baia, sai quante volte va là e torna. Li ha vista. Anche perché deve averci più di 14 anni. Poi dopo, in gioco, 14 anni è come già stato. No, sono fortunato. Tanti dice, come si dice, manca la parola, no? Allora, Marcello, abbiamo assodato che la zona di Pierluigi è il paradiso ed è del portalese. Per i miei cani, cioè i miei, si dice che gli manca la parola. E quelli gli manca la firma, gli manca la ti dà piacere perché no, io posso dire quella parli, ecco. Io posso dire quella che quando purtroppo ti capita che poi trovi il padrone che è più ignorante, perché la vestiola va a fangiare come po' la cocca, che cioè fa il lavoro suo, diciamo, perché se tu entri nel suo territorio, chiaramente lui si incazza. Chi te fa incazzare è il padrone, perché tante volte il padrone ti risponde un po' ad minchiam, come si suol dire, no? A me mi è capitato una volta, cari amici, colleghi di tutta Italia, che un padrone mi disse, io entrai, c'era sto pastore maremmano, quindi manco a Dio, cioè, nemmeno... pinger. Il pastore maremmano era più grosso della macchina, a momenti mi fece sempre. Siccome io più o meno arrivo a quest'ora, non è che cortesemente lo puoi legare, poi come io me ne vado e lo sleghi, cioè, ha fatto lui a quest'ora se fa la passeggiata. Io domani gli porto lo caffè. Ma che cazzo di risposta è? Anche perché il pastore maremmano è parecchio, però se non vedi dopo te gli dà un bel lugaggio. Dove lo dai? Non lo vedi, non lo vedi. Io devi fare, dai, lo faccio. Sì, no, non gliela faccio a pallo bene. Porco, ma voi vi rendete conto? No, ma ce ne andiamo con. La cosa meglio è quando praticamente, secondo me, a me la cosa che più mi piace proprio come favola è quando mi dice, ma tanto c'è la sicurezza. Questo è fantastico. Perché io nord uno ha detto, senti, io ce l'ho sulla macchina, quindi attendo quando la buca mi dice il marciapiede, perché se le mocci calucai io ti corro dietro. Con la mano. No, si copre con la situazione, sembra come quello di Giro, attraverso sue strisce pedonali. Questo ti fa capire anche purtroppo a volte la buca. Cioè anche la poca intelligenza, poco tatto, comunque io sto anche a lavorare, voglio dire, esatto. Ma che cazzo di risposta è? Ma è possibile che a te non abbia mai qualcuno per bene mai la posta, niente? No, io c'avevo una, adesso che mi ci fai pensare, in via Velini c'era un signore che c'aveva un cagnolino che quando arrivavo, siccome riconosceva lo scooter, stava all'interno di una recinzione, quindi non è che mi poteva raggiungere, però mi abbaiava come se mi volesse salutare. E per tu pensa, per dirti l'intelligenza poi anche di ste bestiole, quando questo qui si faceva la passeggiatella a Corso Cavour, sta bestia da lontano mi veniva, mi riconosceva, mi abbagliava, mi veniva incontro, voleva mi faceva le feste. Sì, no, cioè queste sono proprio quelle cose, cioè, clamorose, che ti fanno proprio amare questo mestiere. Sì. Che succede? Chi è? No, perché siccome stamattina ha dato un numero di telefono a Rufio,
Te lo collega? Te lo collega. Ah. Se vuoi sapere come cazzo stavo. Speriamo, no? Che ieri era fatto, un cicotto. Che mosso? Chi sarà? No. Chi è? È morto. È morto? È morto Romeo. Chi è Romeo? Luca. No, aspetta. No, aspetta. Allora, aspetta. No, perché c'è da dire? Prima di padrone di casa. Amo, va a finire che sono le mie ebrei. No, allora, c'è un'altra cosa lì. Anche di casa, cioè di padrone, c'è da dire, deve scegliere di questi, perché può morire le mani anche di casa. Attenzione, cioè ci stanno dei postini che è pericolosi, quindi io... c'è sta già più di qua dentro che no, altro che c'ha il fiele. C'ha la male di bene, dai. A chi? Ai cani. No, per carità, sì, le vesti. No, per c'è carità la piccoli, da piccoli. C'è da pigliarli sotto. Sì, è piccolo, perché se no della bozza. No, ma tutto sta. La prova. L'animalisti gemena. La prova generale è quando ti sei presente un cane brutte intenzioni, tu dai sempre la posta. No, no, la posta, la credi senza indirizzo. Direi dai, ho un foglio. Capito? E quello si spasta con quello. Alla fine il cane talmente lo odia talmente tanto questi inizi di indirizzo che quello si sfoga lì, tranquillo. No, no, invece quello sai che mai detto uno, ma detto tu alla cane, non gli devi far vedere che c'hai paura. Io le cazzate cuci bene, non le faccio te, però no. È un po' difficile, se ti sei preso un pastore mano in mano, è un po' difficile a farlo con la cosa. Vabbè, dai, allora chiudiamo, andiamo a chiudere perché sono quasi se Pierluigi sta salute, meglio. Salute. Allora, aspetta, prima di tutto, allora abbiamo su, diciamo, le notizie tecniche. Allora, su Facebook c'è la pagina proprio Delius Channel, quindi andate, mettete mi piace, eccetera. Iscrivetevi al canale, commentate i video, condivideteli, poi i saluti. Io devo salutare Rossella e Francesco, che sono due miei utenti di Corso Cavour, che hanno una ditta, tra l'altro, di poste private, non dico qual è, però sono una ditta di poste private, che si sono trasferiti da Corso Cavour, due persone eccezionali, mi seguono da ieri, non lo posso dire, io mi seguono da ieri, e quindi io li devo salutare e ringraziare per tutto anche l'aiuto che mi hanno dato sul giro. E, pure gli aiuti, l'aiuti. Cose nostre, qualche non lo sanno. E saluto Franceschina Filoni del ristorante Filoni, io l'ho promesso, mi segue, mi guarda e la saluto. E ciao Francesca. Che? No, lei che sta... No, lei è anche una mia compaesana, perché è originaria, vabbè, ha vissuto anni a Mogliano, quindi... Moiano. Ci salutiamo allora, era Francesco e... Francesco, Rossella, il bello di questo lavoro è che c'è questi io rapporti... Invece saluto Francesco e Maria Grazia di Reggio Emilia, sempre... Del lavoro? No. C'è gente che ci segue. A posto. Io a tutti. Ciao a tutti, a venerdì prossimo, non si sa che si parlerà. Ciao.